Milioni di anni fa, un nostro lontano progenitore costruì il primo strumento in pietra. Per centinaia di migliaia di anni abbiamo conosciuto solo le foreste e le savane, le caverne e le capanne. Soltanto le ultime generazioni hanno conosciuto la macchina a vapore, l'elettricità, la radio, e solo l'ultima, la nostra, ha conosciuto lo spazio. Dopo esserci diffusi ovunque nel nostro pianeta, esplorando continenti e oceani, strisciando nella dimensione orizzontale della Terra, stiamo forse ora scoprendo una nuova dimensione, quella verticale. Un nuovo mondo in cui alcuni, come Isaac Asimov, ritengono che inevitabilmente finiremo per espanderci. Yes, I think so. I think we have filled the Earth. Sì, penso di sì. Abbiamo riempito la Terra e ora dobbiamo spingerci oltre, estendere i nostri confini. Così come fece l'Europa 500 anni fa, raggiungendo il nuovo mondo, ora la Terra deve fare altrettanto, raggiungendo lo spazio che ci circonda per utilizzare le sue risorse, la sua vastità, le sue possibilità. Non possiamo restare sulla Terra senza che la nostra civiltà appassisca. In the earth without seeing our civilization wither. And how do you see this future? E come vede questo futuro nello spazio? I see it as an opportunity. Lo vedo come una opportunità. Possiamo creare centrali elettriche per lo sfruttamento dell'energia solare. Possiamo creare fabbriche nello spazio per sfruttare le sue speciali caratteristiche. Lo spazio è milioni di volte più grande della superficie terrestre. Può assorbire senza danni livelli di inquinamento milioni di volte superiori. Non solo, ma c'è anche il vento solare che spazza via l'inquinamento una volta che si è formato. Questa è in un certo senso la risposta a molti nostri problemi: energia, materie prime, inquinamento e in una certa misura anche il problema della popolazione. L'umanità deve andare oltre. Non possiamo più essere come bambini intrappolati nella culla della Terra, ma dobbiamo diventare adulti, capaci di andare, se lo vogliamo, in qualunque posto dello spazio. And who can go, if they wish, anywhere in space. Ci sono progetti di grandi stazioni spaziali orbitanti che, secondo uno studio della NASA, sarebbero già costruibili con le tecnologie che conosciamo. Stazioni lunghe decine di chilometri, capaci di ospitare addirittura milioni di persone. Ma non vi sarebbero problemi di adattamento biologico? In realtà, la grossa difficoltà è la questione della gravità. Tutto il resto possiamo ricrearlo. Andando nello spazio non saremo nel vuoto, ma vivremo all'interno di un'atmosfera simile a quella della Terra. E se la stazione spaziale è sufficientemente grande, il suolo, la luce e l'energia saranno simili a quelli della Terra. È però impossibile riprodurre una gravità come quella terrestre. Tuttavia, possiamo far ruotare le stazioni spaziali di modo che l'effetto centrifugo ci spinga verso l'esterno, contro le pareti, creando così una gravità artificiale. Questo accorgimento può probabilmente sostituire la gravità, almeno da un punto di vista fisiologico. Immagino che è una cosa a cui dovremo abituarci. Del resto, il giorno in cui cominceranno a nascere dei bambini nelle stazioni spaziali, probabilmente questo adattamento avverrà spontaneamente. Quindi questi bambini nati lassù potrebbero non più essere adatti a vivere sulla Terra, perché i loro corpi sarebbero troppo fragili per la nostra gravità e quindi dovrebbero continuare a vivere nello spazio. Beh, quelli che vivono nello spazio potrebbero non avere alcun desiderio di tornare sulla Terra. Immagino che vi farebbero ritorno in piccole navicelle spaziali di vetro per dare uno sguardo al panorama e poi tornarsene a casa. Ma la Terra continuerà naturalmente a essere abitata. Yes, Earth might be a pastoral world. Sì, la Terra potrebbe essere un mondo pastorale, ricco di foreste, di prati, con un'ecologia assai più complessa di quella di qualsiasi mondo artificiale.
Sarebbe una specie di Arcadia dove vivrebbero anche molte persone. Tuttavia la Terra, io penso, non sarà più la frontiera dell'umanità, cioè il posto in cui verrà deciso il destino dell'uomo. Ma questi progetti di stazioni spaziali non sono un po' utopistici, soprattutto per i costi che comporterebbero? Non credo che i costi siano proibitivi. Una volta avviato il programma, ritengo che le stazioni spaziali si riveleranno più economiche di quanto si pensi. Anche perché probabilmente potremmo estrarre i materiali necessari dalla Luna, che può fornire tutto, tranne tre elementi leggeri, cioè carbonio, idrogeno e azoto. Io penso che se prendiamo la decisione di farlo, nel prossimo secolo avremo colonie spaziali. Non ci sono problemi tecnologici. There are no technological objections to it. E se volessimo spingere lo sguardo più in là, in un avvenire più lontano, come si può prefigurare l'evoluzione umana? Lei ha un'idea di come potranno essere tra 1000 anni o tra 1 milione di anni gli uomini? Se vogliamo spingere il nostro sguardo 1000 anni più avanti, credo che i cambiamenti che conosceremo saranno probabilmente 1000 volte più stupefacenti di quelli che hanno avuto luogo negli ultimi 1000 anni. Ho la sensazione che tra 1000 anni la specie umana avrà già varcato i confini del sistema solare e che ci saranno mondi indipendenti che si muoveranno da soli nello spazio. Potranno esservi milioni di questi mondi e su ognuno di essi sorgerà una cultura particolare con una diversa musica, letteratura, scienze. Continuando a evolvere separatamente con l'andare del tempo, è anche possibile che si sviluppino specie umane diverse, incapaci persino di incrociarsi tra loro. Quindi potrebbero nascere migliaia di diverse specie di discendenti intelligenti dell'Homo sapiens. Sarà un universo in cui sarà eccitante vivere, in cui sarà possibile incontrarsi con i propri lontani cugini. E forse sarà anche possibile entrare in contatto a quel tempo con altre intelligenze non umane esistenti su altri mondi. Ritengo però che sia molto difficile immaginare un futuro lontano, perché a un certo punto i progressi scientifici diventano per noi completamente incomprensibili, così come gli uomini del Medioevo non avrebbero potuto prevedere il tipo di tecnologie che noi stiamo ora sviluppando. In ogni caso, lei ha l'impressione che i nostri futuri sviluppi tecnologici saranno molto condizionati e orientati da questa nuova dimensione spaziale. That is my feeling. I think that no matter... Sì, questa è la mia sensazione. Qualsiasi aspetto della tecnologia si voglia considerare, se desideriamo spingere il progresso al di là delle attuali frontiere, è necessario andare nello spazio. Comunicazioni nello spazio, energia nello spazio, fabbriche nello spazio, colonizzazione dello spazio. Solo andando lassù, solo affrontando questo progetto così affascinante, possiamo sperare di indurre le nazioni a cooperare e forse anche a porre fine ai pericolosi campanilismi della Terra. Dangerous localisms on the Earth. Ma lei ritiene che siamo pronti mentalmente ad accettare dei cambiamenti così profondi che lo sviluppo tecnologico sembra già offrirci? In un certo senso stiamo ancora uscendo a fatica dal Paleolitico. Non è una transizione un po' troppo difficile? Effettivamente, negli ultimi 50.000 anni si sono susseguite sulla Terra 1500 generazioni, di cui solo le ultime 60 sono state capaci in qualche misura di scrivere. E solo le ultime 6 hanno vissuto una civiltà industriale. 6 su 1500. Cosa possiamo aspettarci dagli esseri umani? È naturale che la gente spesso si senta a disagio e muova obiezioni. Ma non si può pretendere di fermare un tifone mettendoglisi davanti. Bisogna imparare a cavalcare l'onda e fare del nostro meglio perché vada nella direzione da noi ritenuta più ragionevole.